Che tempo che fa, Max Fezzali al posto di Fabio De Luigi. Fazio, controprogrammazione senza precedenti. Che tempo che fa torna in onda da domenica 7 gennaio alle 20.35 su Rai 1, mentre da lunedì 8 è confermato l'appuntamento con Che fuori tempo che fa in seconda serata. Fabio Fazio fa un bilancio dopo i primi mesi di messa in onda e anticipa le novità. Fabio Fazio, che tempo che fa su Rai 1? Scommessa vinta. Fazio parla a TV Sorrisi e Canzoni, la scommessa era quella di portare in prima serata su Rai 1 il talk show, che su questa rete non ha mai avuto ospitalità da quando è nata la televisione. Noi abbiamo osato fare questo a fronte di una controprogrammazione senza precedenti. Le reti concorrenti hanno risposto con prodotti dai costi esorbitanti. Il nostro è un programma che sta mantenendo l'ascolto medio della rete di Rai 1 dell'anno scorso con una spesa notevolmente inferiore a qualunque fiction, 410.000 euro per quasi 4 ore. Questi sono soldi che la Rai risparmia e che può investire in altri progetti. I dati Auditel registrati finora? 15,78 di share, superata di pochi decimali la media dello scorso anno, 15,3 dalle 20.37 alle 22.40. Le principali insidie sono arrivate dalle Iene su Italia 1 e dalle fiction di Canale 5, l'Isola di Pietro e Rosi abbatte la serie, mentre Non è l'Arena, sulla 7 con Massimo Giletti, è rimasto staccato. Che fuori tempo che fa, Fabio De Luigi va via, al suo posto Max Fezzali. Fazio, sempre allo stesso settimanale, annuncia una novità per l'edizione del lunedì, Fabio De Luigi sarà assente per 3 mesi per impegni cinematografici. Tra noi che è un rapporto di grande amicizia, raro. Fabio è dolce e per bene. Al suo posto ci sarà Max Fezzali, persona molto simpatica. È uno che sa tutto di tutti. Lo chiamano Wikipedia. E, tra gli ospiti di domenica 7, ci saranno Carlo Verdone e i Maneskin.